Buongiorno cari amici del Caffè Bibico. Nel 1976 con un scompitore affermato, con idee politiche molto chiare, diciamo molto maoiste, ma con grandi domande che durante la sua vita non trovavano risposte. In definitiva, nel profondo del suo cuore, eh, c'era una ricerca sincera di cos'era la vita e cosa sarebbe accaduto dopo la morte. Dio lo stava cercando e lui si è fatto trovare ha trovato le risposte che attendeva nella parola di Dio, la Bibbia. Lì ha trovato un padre pronto ad accogliere il figlio al prodigo. Inizia a dipingere quadri ispirati alla sua conversione. Vuole trattare la meravigliosa esperienza di una nuova nascita, di un uomo rinnovato dalla grazia di Dio, di un uomo che inizia a percorrere una strada piena di luce e di nuova rivelazione. Nascono così negli anni 70-80 una serie di dipinti che illustrano l'opera di Dio nell'uomo, la sua redenzione, la sua riconciliazione con Dio, che prima veniva bestemmiato e che ora veniva lodato e amato con grande riconoscenza da parte anche di quell'artista. Oggi voglio proporvi un suo quadro diviso in tre parti significative. Guardate. La prima parte... Un uomo che cammina curvo e schiacciato e legato dal morso rosso, che rappresenta il peccato, parola fuori moda oggi, ma in reale, reale, in quanto la Bibbia eh, dice che ognuno si vive alla propria via, ribelli al suo richiamo d'amore. Si viveva nel buio, si viveva, sì, senza una meta che potesse essere appagante, senza pace, senza certezze. Il secondo passaggio. L'uomo cessa di guardare in basso, volge lo sguardo in alto e una pioggia di sangue lo bagna. Ecco la redenzione che proviene dal sangue di Gesù sparso per me e per te su quella croce. Il terzo passaggio, e poi arriva la luce, si squarciano le tenebre. Una nuova vita esuberante spetta a chiunque vuole credere al suo perdono e alla sua promessa di un dono di una vera vita passata con Dio, sì, per l'eternità. Se il quadro potesse parlare, ci sembra di sentire un passaggio famoso dell'epistola di Paolo in prima Corinzi, capitolo 5, verso 17, che dice: Se uno in Cristo, ecco, le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. Caro amico, quello che hai visto oggi non è solo un'opera d'arte, ma l'illustrazione della più bella opera d'arte che Dio possa comporre qui sulla terra, dedicata all'uomo. Ci lasciamo quest'oggi con una solenne dichiarazione di Gesù che spero per te sia provocatoria, di sfida e di riflessione. Io sono la via, la verità e la vita. Anche se non sei un artista che dipingerà quadri ispirati, potrai sempre accedere alla grazia di Dio con una semplice ma determinata fede in colui che salvò quel pittore da una vita inutile. Una buona giornata.